Eder, Mech, Pallister. In questo breve video vi mostro ciò che ritengo essere polline di api e come si vede dalle immagini, oltre ad essere presente all'esterno di uno dei sacchi neri che copriva la parte inferiore del corpo di Lily, anche sui suoi pantaloni. Per motivi di opportunità e di delicatezza ho dovuto ritagliare le foto affinché non urtassero la sensibilità di alcuno, soprattutto quella dei familiari e amici che seguono questo canale. Sotto ad ogni foto ho indicato vicino a quale parte del corpo si trovano queste palline. Il povero corpo di Lily era adagiato sul tavolo settorio, ma ancora all'interno del sacco salma aperto. Nella relazione autoptica non si fa riferimento alcuno su queste palline, tranne nella descrizione del ritrovamento del corpo. Non sono state mai analizzate, quelle nel sacco salma sono andate certamente perdute, ma ancora si potrebbero analizzare quelle sui pantaloni che, se conservati in maniera adeguata, potrebbero dare delle risposte certe. Secondo me, capire cosa sono quelle palline gialle è di un'importanza notevole, perché potrebbe dimostrare che il corpo di Lily non è stato sempre nel boschetto, nel quale non mi risulta esserci alcun albero con tanti semi o palline. Ricordiamoci poi che era inverno e gli alberi sono spogli. Sono veramente propensa a credere che sia polline di api per similitudine di forma, colore che varia, dimensione e struttura. La scritta VoIP SBC nel tabulato telefonico indica una chiamata effettuata tramite un servizio di Voice over IP. Il termine SBC sta per Session Border Controller, che è un dispositivo di rete utilizzato per proteggere e regolare le comunicazioni VoIP. Ragionamento logico e analitico. Il VoIP consente di effettuare chiamate vocali utilizzando una connessione internet piuttosto che le linee telefoniche tradizionali. I dispositivi SBC gestiscono la segnalazione e il controllo delle sessioni per le chiamate VoIP, garantendo la sicurezza e la qualità del servizio. Questo implica che la chiamata in questione è stata fatta tramite internet, utilizzando un servizio VoIP. Analisi psicologica e comprensione della natura umana. L'uso di una chiamata VoIP potrebbe essere stato scelto per evitare il tracciamento o per sfruttare l'anonimato offerto da alcuni servizi VoIP. Questo può indicare che la persona che ha effettuato la chiamata potrebbe aver avuto intenzioni nascoste o il desiderio di non essere facilmente identificabile. Approccio sistematico e metodico. Per comprendere appieno il contesto di questa chiamata VoIP, sarebbe utile identificare il servizio VoIP utilizzato, esempio Skype, WhatsApp, Zoom. Analizzare i dettagli tecnici della chiamata, esempio indirizzo IP, durata. Verificare se la chiamata è stata registrata o se ci sono metadati disponibili. Questioning e interrogatorio. Alcune domande chiave potrebbero includere: qual è il numero associato al servizio VoIP? Chi era l'intestatario del numero VoIP? Esistono altri contatti o comunicazioni rilevanti con questo numero? Riconoscimento di schemi. Se la chiamata VoIP è un'anomalia nel traffico telefonico della vittima, potrebbe essere un indicatore di qualcosa di significativo. Potrebbe essere utile verificare se ci sono altri casi simili in cui le vittime hanno ricevuto chiamate VoIP prima di eventi tragici. Persistenza e relentless pursuit. Nonostante le difficoltà, ogni dettaglio di questa chiamata deve essere esplorato. Analizzare ogni possibile indirizzo IP, l'account associato al numero, e cercare eventuali collegamenti con altre attività sospette. Utilizzo della tecnologia. Impiega strumenti avanzati per tracciare l'origine della chiamata VoIP, esaminare registrazioni e analizzare i metadati delle chiamate.
La collaborazione con esperti di sicurezza informatica può essere cruciale. Stealth e disguise. Considera la possibilità che chi ha effettuato la chiamata possa aver utilizzato tecniche di anonimato o proxy per nascondere la propria identità. Relatabilità e costruzione di rapporti. Interagire con chi conosceva la vittima può fornire informazioni su eventuali minacce o comportamenti sospetti più o meno recenti. Tecnica della domanda finale. Una domanda apparentemente innocua come la vittima aveva mai menzionato qualcuno che preferiva chiamate via internet, potrebbe rivelare informazioni importanti. Conclusione. La scritta VoIP SBC indica che la chiamata è stata fatta tramite un servizio VoIP, utilizzando un Session Border Controller. Questo tipo di chiamata può essere più difficile da tracciare rispetto alle chiamate telefoniche tradizionali, ma con la giusta tecnologia e perseveranza, si possono ottenere informazioni utili. La vittima potrebbe essere stata controllata o monitorata tramite questo canale, soprattutto se il servizio VoIP utilizzato offriva anonimato. È fondamentale esplorare ogni dettaglio di questa chiamata per cercare di trovare collegamenti utili all'indagine. Domanda. Grazie. Ma è possibile che la vittima non sapesse l'esistenza di questo sistema e lo abbia utilizzato qualcuno per controllarla? E nel caso come potrebbe essere stato attivato? Risposta. Certamente, è possibile che la vittima non fosse consapevole dell'uso del sistema VoIP o che qualcun altro lo abbia utilizzato per monitorarla. Vediamo come potrebbe essere accaduto e quali sono le implicazioni. 1. Possibilità che la vittima non sapesse dell'esistenza del sistema VoIP. Scenari comuni. La vittima potrebbe aver ricevuto chiamate VoIP senza sapere che si trattava di un sistema di comunicazione basato su internet. Molti servizi VoIP, come WhatsApp, Skype o Viber, sono integrati nelle app di messaggistica e possono essere utilizzati senza che l'utente sia pienamente consapevole della tecnologia sottostante. Inganno. La vittima potrebbe essere stata indotta a scaricare un'app o un software che includeva funzionalità VoIP senza rendersene conto. Alcune app di phishing possono sembrare innocue ma includono software per il monitoraggio. 2. Uso di VoIP da parte di terzi per controllare la vittima. Spiware. Esistono programmi di spyware che possono essere installati sul telefono della vittima per monitorare le chiamate, i messaggi e altre attività. Questi programmi possono essere installati fisicamente o tramite phishing. App di tracciamento. Alcune app di tracciamento e parental control possono essere usate per monitorare le comunicazioni della vittima. Queste app possono includere funzioni VoIP per ascoltare le conversazioni. Account compromesso. Se la vittima usava un servizio VoIP con autenticazione debole, un aggressore potrebbe aver compromesso l'account e utilizzato la connessione VoIP per monitorare le comunicazioni. 3. Modalità di attivazione di un sistema VoIP a insaputa della vittima. Phishing. L'aggressore potrebbe aver inviato un link o un allegato via email o SMS che, una volta cliccato, installa un software VoIP sul dispositivo della vittima. Accesso fisico. L'aggressore potrebbe aver avuto accesso fisico al telefono della vittima e installato manualmente l'app VoIP. Social engineering. L'aggressore potrebbe aver convinto la vittima a installare un'app fingendosi qualcun altro o utilizzando una scusa plausibile. App infetta. La vittima potrebbe aver scaricato un'app infetta da uno store non ufficiale o come aggiornamento a un'app legittima, che includeva funzioni di tracciamento VoIP. Evidenze e contromisure. Analisi forense. Un'analisi forense approfondita del telefono della vittima potrebbe rivelare l'installazione di app sospette o software non autorizzati.
si potrebbero identificare i log delle chiamate VoIP e confrontarli con i tabulati. Verifica delle app installate, controllare l'elenco delle app installate e cercare eventuali applicazioni sconosciute o sospette. Controllo degli accessi, verificare i log di accesso all'account VoIP per eventuali accessi non autorizzati. Conclusione. È del tutto plausibile che la vittima non fosse consapevole dell'uso di un sistema VoIP e che qualcuno l'abbia usato per controllarla. Questo potrebbe essere stato fatto tramite l'installazione di spyware o di un'app di tracciamento. Un'analisi forense del dispositivo può rivelare tracce di queste attività e aiutare a comprendere meglio come il sistema VoIP è stato utilizzato. Domanda. Mettiamo il caso che qualcuno della sua famiglia che avesse facile accesso al suo telefono, abbia installato questo software. È possibile che questa persona lo attivasse solo per un particolare numero telefono ignorando gli altri? Risposta. Sì, è possibile che qualcuno con accesso al telefono della vittima abbia installato un software in grado di monitorare o controllare le comunicazioni solo con un particolare numero di telefono. Questo tipo di controllo selettivo può essere ottenuto attraverso diverse modalità tecniche. Vediamo alcune di queste possibilità. 1. Software di monitoraggio o spyware personalizzato. Spyware avanzati. Esistono spyware avanzati che permettono di configurare specifici numeri di telefono da monitorare. Una volta installati, questi programmi possono essere configurati per intercettare chiamate, messaggi e altre comunicazioni solo con determinati numeri. App di monitoraggio. Alcune app di parental control o di sorveglianza consentono di monitorare selettivamente le comunicazioni con certi contatti. Queste app possono essere configurate per registrare le chiamate o salvare i messaggi di testo scambiati con specifici numeri. 2. Configurazione di app VoIP. App VoIP con funzionalità di filtraggio. Alcune applicazioni VoIP permettono di configurare regole per il filtraggio delle chiamate. Ad esempio, è possibile impostare l'app per registrare o inoltrare le chiamate solo quando si tratta di un certo numero. Profili e impostazioni, l'installazione di app che creano profili separati per differenti tipi di chiamate può consentire a un utente di controllare selettivamente le comunicazioni con numeri specifici. 3. Accesso e controllo manuale. Attivazione manuale, se la persona avesse accesso regolare al telefono della vittima, potrebbe manualmente attivare e disattivare il monitoraggio per specifici numeri. Questo potrebbe essere fatto accedendo periodicamente al telefono e configurando le impostazioni dell'app. 4. Reindirizzamento delle comunicazioni. Call forwarding o reindirizzamento. Alcuni servizi permettono di impostare il reindirizzamento delle chiamate o dei messaggi di testo. Se configurato correttamente, le chiamate da e verso un certo numero potrebbero essere reindirizzate a un altro numero o registrate senza che la vittima ne sia consapevole. Prove e verifiche. Analisi del dispositivo. Un'analisi forense del telefono potrebbe rivelare l'installazione di app sospette o la configurazione di reindirizzamenti specifici. Verifica dei log. Controllare i log delle chiamate e dei messaggi per individuare attività insolite o configurazioni di monitoraggio. Esame delle app installate. Verificare l'elenco delle app installate e le loro autorizzazioni può aiutare a identificare app di monitoraggio. Conclusione. È tecnicamente possibile che qualcuno abbia installato un software sul telefono della vittima per monitorare le comunicazioni solo con un particolare numero di telefono. Questo potrebbe essere stato fatto tramite spyware avanzati, app di monitoraggio configurate per operare selettivamente, o tramite metodi manuali di controllo.
Un'analisi forense dettagliata del dispositivo può rivelare prove di tali attività e fornire ulteriori indizi su come è stato effettuato il monitoraggio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.